Ehi tu, cosa ci fai a vedere questo video? Dovresti essere a seguire la live di 48 ore dei mates. Facciamo così allora, adesso metti mi piace, ti guardi tutto il video e appena hai finito corri dalla live dei mates e soprattutto inviti i tuoi amici perché ci divertiremo un casino. Ma soprattutto saremo in live fino a mercoledì alle 10 del mattino. Giocheremo, mangeremo, faremo i fuck dove rispondiamo alle vostre domande, regaleremo le magliette a chi partecipa con noi ai giochi. Insomma, sarà il delirio più totale, vi aspettiamo in tanti, il link lo trovate qua sotto, in descrizione. Bene ragazzi, questo è Epni e bentornati nel 156esimo episodio della serie principale di Minecraft. Benvenuti in questo nuovissimo appuntamento della seconda stagione. Ci eravamo lasciati l'ultima volta con la costruzione della Mob Tower, che adesso è stata modificata, ho tolto quasi tutte le parti in eccesso, ma non è ancora resa bella come vorrei. Vi avevo detto che avevo intenzione di fare il tunnel con tanto di cubetto d'acqua che portava infine tutti i mob al mio cospetto. E diciamo che funziona. La mia farm funziona benissimo, anche perché i mob che esplodono, per esempio i creeper, non fanno danni. Fortunatamente ne escono veramente pochi di quelli là. Sono riuscito a mettere a parte un bel po' di livelli. Stavolta diciamo che sarebbe meglio non sprecarli, quindi torniamocene a casa il prima possibile. Stiamo attenti a non far quai. Quai molto crossen. Guardate cosa sono riuscito ad ottenere. Abbiamo 8 ender pearl e 7 blaze rod. In realtà ce ne bastano 4 se non sbaglio, perché 4 per 2 fa 8. Grande. Non mi ricordo quante ne mancassero per attivare il portale, però secondo me ci siamo. Ed è per questo che probabilmente oggi daremo luce al collegamento con la fine del mondo. Ma perché stavo mangiando carne marcia quando posso mangiare del buonissimo pollo arrosto della mia farm personale? A proposito di farm personali, oggi volevo provare a fare una cosa. Ho visto un tutorial molto ma molto figo riguardo una farm di villaggeri che sembrava veramente ottimale. Servivano veramente poche cose per realizzarla e ho detto perché no, voglio provarci. Se ho visto bene mi servono un sacco di carote per realizzarla e io ho solamente questa farmettina qua, perché maldestro come sono vi avevo detto che avrei proseguito qua la costruzione della mia farm, ma come vedete il livello 3 è ancora in costruzione perché non ho avuto tempo, visto che mi sono concentrato sul mob spawner, di risistemare le cose. Quindi qui ci sarebbero grano e barbabietole. A dirvela tutta, io metterei volentieri qua il mio carissimo, fermi tutti, grano e carote. Eccoci, il cartello è andato giù nell'oblio. Mai una volta che le cose andassero come programmato. Se non mi porto una zappa e una chest con me, mi sa che faccio veramente poco. Finché la carota va, lasciala andare. Più carote ci sono, prima ovviamente finiamo i 4 stack da 64 che teoricamente ci servono. Quanti diamanti abbiamo noi in totale? 27. Possiamo creare un'armatura completa di diamante. Mi conviene incantare i libri o provare subito a incantare un pezzo d'armatura. Questo non lo so. Direi di sfornare i pantaloni, le scarpette e anche il cappellino. Io l'armatura di diamante ce l'ho già e anche protection 3. Quindi magari incantando un libro troviamo qualcosa di interessante. Dobbiamo fare anche un'altra pala in diamante perché l'altra ci ha abbandonati. Zitti zitti, siamo riusciti a mettere da parte 80 frecce solo con lo spawner laggiù in fondo. Dormiamo, visto che ho rimesso il letto qua giù apposta. Insieme al cavallo facciamo un salto veloce alla nostra bellissima UFO platform. Stavolta vorrei evitare di morire. Ma secondo voi se mi butto all'alto e mi lancio sul cavallo mi appiglio? Cavallo, non allontanarti troppo o ti uccido. Chiaro? Vediamo che cosa si può inventare oggi. Gli stivaletti, se ce li dà senza feather falling, è praticamente inutile prendere. Vediamo i pantaloni, l'elmetto, protection 4 e respirazione. Respirazione potrebbe essere molto utile in futuro quando andremo alla ricerca del dungeon sottomarino, quello con tanto di guardiani. Non lo so, io sarei davvero per incantare il protection 4 perché potrebbe avere altre cose insieme a lui. Sbam! Attenzione, vediamo un po' cosa è uscito. Protection 4 e Unbreaking 3. Poteva andarci molto meglio, ma poteva andarci anche peggio. Abbiamo ancora 3 incantesimi da 3 livelli disponibili. Protection 3, Protection 3. Nulla di interessante, manco qui. Power, Sharpness, Bane of Anthropods. Ecco infatti che cosa mi sono dimenticato, ragazzi. Di fare l'arco. Pala con efficienza 4. Questa non posso lasciarla qui, raga. È devastante, devo prenderla, mi dispiace. C'è anche un Unbreaking 3 disponibile. Me lo piglio, glielo piazzo immediatamente sopra e poi andiamo a fare
farmare un paio di livelli. Devo lasciare a giro per la mappa delle fence che mi permettano poi di lasciare il cavallo dove voglio con il lasu. Prima però avrebbe senso trovare un lasu, è vero anche quello. Prima di fare però il potenziamento di unbreaking sulla pala, mi conviene spendere gli altri 3 livelli. Devo fare l'arco. Vieni qua, bello mio. Portiamocene 2 per sicurezza. Nel mentre io continuo a creare le mie cose per poi andare a fare la farm di villaggeri. Servono 4 tappetini, eccoli qui. Chi ha tempo non aspetti tempo, quindi andiamo veloci. Il sogno dei sogni è l'arco con power 4, ma mi basterebbe trovare Infinity per essere felice. Siete pronti, ragazzi? Infinity! Non ci posso credere! Se io prendo Infinity, poi basta portare tot frecce, non devo farne infinite, e questa cosa è buonissima. Poi dobbiamo trovare però il potenziamento power. Vai, ma chi se ne frega, lo facciamo. Bow con Infinity, incredibile. Lasciamo i lapislazzuli qua dentro, che tanto li usiamo sempre da qua. I libri pure, e per adesso devo pensare se usare Unbreaking per l'arco o per la pala. Vi ricordo che l'arco ha una durabilità, quindi probabilmente, in attesa magari di trovare anche power e Unbreaking, forse è meglio se lo tengo, non lo so. L'elmo però lo metto, caspita, c'ha Unbreaking e Protection, dura un casino. Il cavallo va sempre per i cavoli suoi, però sta cosa non mi piace. Visto che di notte funziona benissimo questo spawn, voglio provare un attimo a starci di giorno. Salve amico creeper, dovrebbe esplodere ma non fare danni, esatto. Produce, produce anche parecchio. Unico problema è gli scheletri, non li avevo mai calcolati. Che porca di quella trottola, ti fanno un male da lontano allucinante. Comunque i creeper, se per esempio li ammazzi di lato, non danno neanche troppi problemi, perché fai così, dai un colpo, torni di qua e poi lo ammazzi fino alla fine. Ci sta, la farm funziona, i livelli si fanno in fretta, però bisogna avere un po' di pazienza ovviamente. Raga, c'è un arco con power 4 disponibile. Che caspita è Depth Strider? Non c'è scritto su internet. Per adesso mi prendo sto protection 4 sui pantaloni. Tac, questo lo mettiamo subito, visto che sono super protetto almeno. E io ve l'azzardo lì, se per voi va bene, potremo già andare nel prossimo episodio ad ammazzare il drago. Cavallo? Dove caspita è finito il mio cavallo? No, ma io dico, fatti pure gli affari tuoi, non c'è mica problema. È troppo pericoloso tenerlo di notte in balia di tutti i mostri ciattoli, quindi statene qua dentro al sicuro. You may not rest now, the monsters need me. Assort. No, 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 il creeper no, però, col cavolo. Lascia stare la mia proprietà, capito? C'è un Enderman, dobbiamo ucciderlo. Sta zona pullula di Enderman è una roba allucinante. E beccati sta cioppa e faccia, bello mio. Arriva, arriva, lo sapevo. Non puoi allearti con l'Enderman, schifoso che non sei altro. Vieni, fatto. 2 colpi e muori, sarà tutto finito. Fermi, fermi, mi serve a me l'esperienza. Non morite, non morite. Buono così, livello 28 già preso. È il terzo grass block originale che mi droppano gli Enderman da quando siamo in questa serie. Questo spawner è strano perché va a momenti. In certe situazioni, vedete, c'è il mondo, in altre non c'è nessuno. Con calma, io non voglio perdere nessuno di questi mob, quindi vorrò ucciderli tutti piano piano. Becca così, non esplodere. Dai, così che facciamo un botto di esperienza, raga. Si vola. Oh no, stupido scheletro che ha picchiato il creeper. Sforna strega diritto sta Geggio. Guardatela che roba. Instant health, buonissima questa. Avevo promesso che avrei fatto anche le pozioni prima di andare dal drago. Chi lo sa se succederà veramente. Ne manca uno. Toto scommessa su chi cadrà di sotto. Un creeper, uno scheletro e uno scheletro. Troppo lenti, ragazzi. Non mi ho scommesso in tempo. Ma come farà a colpire attraverso il vetro? Cioè, a volte è allucinante. Boom, livello 30. Io lo sapevo che comunque questa cosa della farm di esperienza mi sarebbe sfuggita di mano e ci avrei passato le ore intere. Finiamo questa cosina qui e andiamo a fare altro. Ce l'ho degli stivaletti interessanti. Blast protection. Adesso che non mi serve più, mi dai la spada con looting. Che gentile. Per adesso non incantiamo niente, perché quello che mi offre non mi piace poi così tanto. Anche se, pensandoci bene, blast protection non è male, cioè 4. A volte siamo stati super fortunati. Vai con l'incantesimo, ti prego. Oh sì, così Depth Strider, che non so cosa sia. L'armatura però vorrei farvi vedere che è praticamente completa. Visto che quella torre vorrei ricoprirla di lana colorata con magari dei motivetti carini sopra, avremo bisogno di tante pecore in futuro, perché dobbiamo poi dividerle per colore. Ogni volta è sempre la stessa storia. Qui si fanno i veri livelli, altro che alla mob tower. Secondo me arriviamo tranquillamente al 30 di nuovo.
sistemiamo qua le carote e poi ci siamo. Sono quasi tutte pronte, no? Chi non è pronta si va di bombiale, chi se ne frega, non c'ho più tempo da perdere. Uno stack intero di carote dovrò dropparlo, mezzo su un villaggero e mezzo su un altro. E va bene, volevo fare anche questo a tutti i costi, perché volevo metterci sopra l'armatura per fare una miniatura fichissima. Mettiamo i pantaloni, l'armatura, sistemiamo il casco e anche le scarpette. Dai, è fighissima, no? Questa sarà la miniatura del video. Ci mancano solamente delle porte, che si fanno, vabbè, così. Andiamo a potenziare la spada, poi prendiamo della terra che ci serve e ce ne andiamo. Che cacata, cioè è veramente triste. Lascio la spada qua dentro, che la potenziamo la prossima volta. Cavallo, dobbiamo andare dai villaggeri, muoviti. C'è un solo piccolo dettaglio che non ho considerato. Come li sposto i villaggeri? Mi serve delle rotaie? Ne ho 46 qua dentro e posso fare anche un carrello. Direi che per fare i primi test e provare a vedere se funziona, stiamo vicino a casa loro. Successivamente, se dovesse funzionare, li avviciniamo, anche perché poi dovremo fare una farm di ferro. Dobbiamo fare anche un collegamento più semplice per tornare da casa al villaggio dei villaggeri, perché passare sempre qua in mezzo alla foresta non è proprio bello. Magari avrebbe proprio senso qualcosa tipo di sotterraneo. E sta diventando notte, no dai, è impossibile. Che stai facendo? Non fare il bagno adesso. E ma fuga il cavallo. Molto probabilmente ci conviene passare un attimo la notte dentro al villaggio e aspettare che diventi giorno. In teoria a me la terra serviva per fare una zona dove poi avrebbero lavorato la terra. Qua la terra però c'è già. 4 da ogni lato, quindi 1, 2, 3, 4. Dopodiché 2 blocchi di distanza. 1, 2, 3, 4. Altri 2 blocchi di distanza. Ora andiamo a chiudere questo perimetro, assicurandoci però che non ci siano cose collegate in questo modo. Penso sia una delle farm più semplici di tutte. Ora bisogna vedere se funziona però. Abbiamo creato una specie di recinto molto sicuro. Guardate che lavori mi tocca fare. Carrellino, ce lo spingo dentro. Oh sì che funziona. Sì. E il primo è andato e va verso la farm. E Stepney ha funzionato. Che felicità. Adesso ce ne serve un altro. Verso il carrello. No, no, non ho saltato. Ho saltato il carrello dentro. Bravissimo. Una bella rincorsa. Prima che facciano gli udini di turno, noi adesso chiudiamo qua e iniziamo un attimo a fissare la nostra zona. Prendiamo il nostro white carpet, lo mettiamo qua sopra perché ci permetterà di entrare e uscire quando vogliamo, mentre non sarà permesso ai mob di farlo. Tappiamo, mettiamo al centro un bel block carino. Va questo, metti lo slab che ci mettiamo le torce intorno. Noi dobbiamo zappare tutto quanto il pavimento. I 4 cubetti di distanza dal blocco originale della fonte d'acqua dovrebbero essere quelli in cui rimane il terreno fertilizzato e bagnato costantemente. Ma quante ne so, ragazzi, una più di diavolo. Prima di liberarli, ovviamente, mettiamo le carote dappertutto. Ho portato 3 stack alla fine perché dovrebbero bastare. Con questo qui ricopro interamente il pavimento. Con il secondo finisco tutte le parti che mancano. Nel tutorial specificano che prima di mettere le porte sotto al pavimento dobbiamo buttargli addosso tutto lo stack di carote. Questo qua da 32 glielo buttiamo addosso a lui. Chissà se lo prende. L'ha preso. Anche l'altro. Oh mio Dio. Ci funziona? Dobbiamo scavare di 5 blocchi sottoterra e mettere le porte. Calcoliamo bene che poi combiniamo guai. E mettiamo le porte. 1, 2, 3. Direi che possiamo riuscire da fuori senza creare troppi danni qua sotto. C'è un ragno! Aiuto! Ovviamente qua i villaggeri sono un po' in mezzo alle intemperie della pioggia, degli scheletri, eccetera. Però teoricamente dovrebbe funzionare. E come vi ho detto anche prima, lo zombie non riesce a salire su questo aggeggino qua, che sarebbe il nostro passaggio. Che c'è? Vi sentite osservati? Non vi piace la pioggia? Dichiara il tuo amore. Sì, ha dato la carota, avete visto? Io l'ho visto, raga, gli ha tirato una carota in testa. Probabilmente è il loro rito d'accoppiamento, non lo so, però dovrebbe funzionare. We want the baby villager. We want the baby villager. Dice di aspettare. Quello continua a tirargli le carote in faccia. Forse non dovevo prendere 2 villaggeri della stessa professione, non lo so. Io vi tengo aggiornati, anche perché se è fatta una certa, io ho fame. Voi mi avete già stufato di devo levare dal mondo. Adios. Cosa volete da me che mi guardate? Io ho seguito il tutorial pari pari, passo dopo passo, ma dov'è il mio cavallo? Non volete mica dirmi che è scappato il cavallo mentre facevo gli affari miei? Ah, ecco, bravo. Fate, vi tengo d'occhio da qua giù io. Come mai lì è andata via la carota? Non lo so. Vi prego, funzionate. Un po' di ansia ce l'avrei anch'io con tutti sti creeper che girano in mezzo all'aria. Comunque, vabbè. Io, ragazzi, vado. Anzi, visto che è notte, mi sa che aspetto arrivi il giorno di nuovo da qua sopra. Cari amici, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Abbiamo fatto l'armatura, abbiamo fatto la farm potenziale di villaggeri che spero funzioni. Non so se sarà proprio
il prossimo. A presto, andremo ad uccidere il drago. Quindi ragazzi, preparatevi per un video devastante. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, spolliciate, commentate, condividete. Se ancora non avete fatto iscrivervi al canale, scrivete qua sotto nei commenti che cosa fare nei prossimi episodi, cosa vi piacerebbe vedere. Qua da sempre è tutto. Adesso io sto qua finché non fate amicizia. O insomma, sì, entrate nella vostra intimità. Sarà mica la pioggia che gli dà fastidio. Pensandoci bene, potrebbe essere abbastanza una rottura. Vabbè. Ah! Oddio! Oh mio Dio, fuga, fuga, fuga! Da quando i creeper montano sui tetti? Questo gioco è essere pericoloso.